Donne, donne e maternità, la festa della mamma. Sembra che il parlamentare Paolo Tajani, abbia detto che la donna si realizza solo con la maternità. Beh, io la notizia ve la metto come link nel riassunto di questo video, va bene? Così voi vi rendete conto che io non mi invento niente. Sì, Paolo Tajani ha detto che la donna si realizza solo nella maternità. Va bene, il fatto è che Paolo Tajani non ha letto questa mia opera. Vedete? Vero Paolo Tajani? Che tu non l'hai letta questa mia opera, Paolo Tajani, vedi Paolo Tajani? Perché prima c'era il matriarcato, poi è arrivato il patriarcato. E il matriarcato non si conosceva la funzione dello sperma. E si pensava che le donne facessero i bambini da sole, per parthenogenesi. Quindi fare i bambini in matriarcato non era un atto volontario, era un atto che era una cosa che capitava, come le mestruazioni. Mica sono volontarie le mestruazioni. Anche la respirazione mica è volontaria. Anche la digestione mica è volontaria. Uno digerisce anche se non vuole digerire. Così in matriarcato i bambini nascevano con partenogenesi e le donne accettavano la nascita dei bambini, così come le donne accettavano e accettano le mestruazioni, la menorrea. Poi, con la scoperta della funzione dello sperma, arriva il patriarcato e si scopre che i bambini non nascono in maniera involontaria per partenogenesi, ma nascono sulla base di un atto volontario. I bambini nascono soltanto se un uomo e una donna si uniscono in quella maniera là, capito? Se un uomo e una donna non si uniscono, non nascono i bambini. Per cui la donna, che prima in matriarcato era tutta felice e contenta, tutta felice e contenta, bambini nascevano dal suo corpo, così di sua iniziativa. In patriarcato la donna, tutti, anche io, la donna si rende conto che ogni volta che si fanno le more, si resta incinta e si fanno i bimbi. E allora la cosa non è più tanto serena, non è più tanto serena perché si paga il dazio, capito? Fare quella cosa là è bella, è bello. Ma se poi nascono i bambini si deve pagare il dazio. Un dazio molto pesante, capito? Per cui in matriarcato le donne sono state convinte, con le buone e con le cattive, le donne sono state convinte ad essere delle brave, brave madri, sono state convinte, con le buone e con le cattive. E che ci sta a fare? Vergine Maria, che ci sta a fare la Vergine Maria? Ma cosa significa la Vergine Maria che tiene in braccio il bambinello? Ma anche la Dea Iside tiene in braccio il bambinello? Che ci sta a fare, secondo voi, che ci sta a fare la Vergine Maria? Che ci sta a fare la Sacra Famiglia? Gesù, Giuseppe e Maria, che ci sta a fare, secondo voi? Il patriarcato, le donne sono state convinte con le buone, quando con le cattive, ad accettare la situazione, capito? Come l'ho spiegate queste cose, come l'ho spiegate? Ma non è che le posso spiegare tutte in un video, capito? Bisogna leggere questa mia opera, cari amici, bisogna leggere questa mia opera per capire le cose. E hanno la festa della mamma. Allora, Paolo Tajani, e le donne sono contente se sono nelle condizioni di realizzare se stesse. Ci sono delle donne che si realizzano nella maternità, poche, poche. Tante invece si realizzano con un lavoro, tante, tante. Poi se hanno un lavoro gradevole, magari vogliono anche un bimbo.
Paolo Tajani, ma se fa fatica a fare un bimbo, eh? Noi uomini ci mettiamo un cucchiaino di sperma. Le donne invece ci mettono 9 mesi, Paolo Tajani, 9 mesi. Hanno il vomito, perdono i capelli, perdono le unghie, si gonfiano le caviglie, si chiama elefantiasi, elefantiasi. Vengono le cose brutte alla pancia, all'addome, come si chiamano lì? Come si chiamano quelle cose, le smagnature all'addome, che ci tengono tanto le donne a avere un addome levicato, capito Paolo Tajani? Poi c'è l'allattamento, o al seno o artificiale. Poi gli devi togliere la popò, gli devi togliere tutti e due, 2 o 3 volte al giorno il bimbo. Scusami Paolo, lo devi smerdare, lo devi smerdare con le tue mani, capito Paolo Tajani? E strilla il bimbo, strilla il bimbo. E di notte non ti fa dormire Paolo Tajani. È una faticaccia allevare i bimbi. Per questo è stata creata la Sacra Famiglia. Con la Madonna che tiene il bimbo in braccio, capito Paolo Tajani? Paolo Tajani, ammettilo pubblicamente che tu non hai letto questa opera storico-mitologica che ti spiega come stanno le cose in patriarcato, Paolo Tajani. Guarda chi l'ha scritta quest'opera, Paolo Tajani, guarda, guarda Paolo Tajani. A te Paolo Tajani, a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.